bene, ci avete telefonato e scritto in tantissimi per continuare a parlare di problemi che riguardano l'abbassamento dell'udito. E beh sì, perché pensate che una persona su due è passati 60 anni e beh inizia a non sentirci molto bene. Questo può mettere un po' a disagio le persone, ma niente paura, perché qui questa sera con noi è tornato a trovarci il professor Lino Di Rienzo Businco. Bentornato. Beh, ormai lo avete iniziato a conoscere il professore, perché ci ha portato delle novità in assoluto e anche questa sera ci mostrerà delle terapie, dei nuovi strumenti proprio in grado di riacquistare un po' l'udito perso. Io ringrazio anche il dottor Pasquale Longo, che è tornato anche lui a trovarci. Bentornato dottor Longo, e ringrazio la nostra paziente Maria Antonietta. Allora, dottor Businco, io ho detto che prima il 40% delle persone, no, su per giù, un italiano su due passati 60 anni ha problemi con l'udito, ma che cosa succede esattamente ai nostri timpani quando non sentiamo più? Sì, effettivamente è bene che ne parliamo, e un plauso ancora una volta a queste occasioni che abbiamo, perché la prevenzione è tutto anche in campo audiologico, e quindi sono tre fondamentalmente i temi per cui possiamo incontrare una diminuzione dell'udito, e quindi una ostruzione, un ostacolo alla progressione dell'onda sonora a livello del condotto uditivo, per esempio un tappo di cerume piuttosto che una perforazione del timpano, un'otite anche trascurata, piuttosto che una difficoltà nella trasmissione attraverso il sistema degli ossicini del martello, l'incudine e la staffa, che non riescono quindi a trasmettere il suono dall'ambiente esterno fino alla parte più profonda dell'orecchio. Il terzo tema è, insieme alle sordità catarrali, che possono essere facilmente risolte, specie negli anziani, con delle terapie locali attraverso il naso. Ricordiamo che il naso e l'orecchio sono collegati dalla tuba di Eustachio, quindi curare il naso e respirare meglio col naso vuol dire anche sentire meglio. Tolto questo, rimane il tema della sordità legata al danno del nervo acustico e della chiocciolina. Questo è un pochino il tema che vogliamo, la sfida che vogliamo vincere in questi anni, perché la tecnologia, vedremo anche nel corso questa delle sera prossime, ci ha portato davvero uno strumento di ultimissima generazione. Strumentazioni, è un tema che possiamo correggere, possiamo e dobbiamo intercettare prima che il danno diventi strutturale, quindi permanente. Allora, io ho detto che insomma, purtroppo tante persone si vergognano, no? Anche di parlare di questo problema con il proprio medico famiglia, però non dovete avere paura, perché oggi davvero questa sera il professore ci ha portato degli strumenti di ultimissima generazione. Iniziamo subito dalle protesi. Le protesi sono più grandissime come un tempo, adesso sono davvero mini, sono mini, esatto, e quasi del tutto invisibili. Veramente, no? Dei mini computer dentro una soluzione acustica di questo tipo, che sono dei veri e propri dispositivi medici, non sono dei citofoni, degli altoparlanti che ricordiamo buttati nel cassetto dai nostri nonni o zii perché fischiavano, di difficile settaggio. Oggi sono completamente automatizzati e personalizzati per ogni singola perdita, per tutti i tipi di estetica. Sono soluzioni acustiche che entrano all'interno del canale. Possiamo farlo vedere magari, ecco, se il dottor Longo ci aiuta. Come si indossano. Sono molto semplici da utilizzare, personalizzate per ogni singolo tipo di perdita uditiva, e soprattutto si adattano in maniera intelligente alle situazioni in cui ci troviamo. Quindi se siamo dentro un ristorante rumoroso piuttosto che una sala di concerto, un cinema, automaticamente sono in grado di azzerare il rumore di fondo ed esaltare la conversazione. Sono ricaricabili, il paziente li toglie? Sono un po' come gli smartphone, ricaricabili anche per induzione, solo appoggiandoli su un ricaricatore collegata alla corrente elettrica, quindi anche il fastidioso discorso del cambio delle batterie è venuto meno. Sono di ampia durata e soprattutto sono in grado di correggere tutti i tipi di perdite uditive, soprattutto con maggiore efficacia quanto più precocemente viene intercettata e identificata. Quindi attenzione ai sintomi premonitori, esatto. Fischi nell'orecchio fino a veri e propri acufeni, piccoli episodi di disequilibrio o vere e proprie vertigini, abbassamento dell'udito, difficoltà a sentire quel tale conduttore piuttosto quel tale sacerdote in chiesa. Sono tutti sintomi da non sottovalutare e da rapidamente diagnosticare con una visita otorino, che è molto semplice. Allora, ma non finisce qui,
perché oltre alle protesi, lei, professore, ci ha portato uno stimolatore elettromagnetico in grado di, come dire, di rigenerare le cellule del nostro... Sì, molto vero. Questa rappresenta un'anteprima assoluta. Siamo in grado, con questo nuovo dispositivo, di eseguire una diagnosi precisa della sordità e dei relativi acufeni, i fischi che esprimono un po' il danno del sistema, certo, uditivo, e trattarli con una soluzione elettromagnetica miscelata dei suoni fisici. Quindi questo apparecchio è in grado di scannerizzare in maniera molto precisa il tipo di danno uditivo del nostro paziente e erogare successivamente, nel corso dei giorni, delle settimane successive, dei suoni insieme a uno stimolo elettromagnetico che avrebbero la funzione di recuperare la funzione delle sottili cellule ciliate nervose che sono state danneggiate, per esempio, dalla senescenza piuttosto che da un farmaco ototossico o da sordità ripetute catarrali trascurate. Per cui per questo tipo di patologie va bene questo trattamento? Tutte quelle sordità in cui il danno ha raggiunto la porzione nobile, la porzione più profonda dell'orecchio, e si accompagna quasi sempre ai fastidiosi fischi acufeni. Quindi curiamo un po' entrambe le componenti del danno uditivo. Di quante sedute abbiamo bisogno, professore? Al momento il nostro protocollo, che abbiamo messo a punto con un team di ricercatori internazionali, consta di una stimolazione che il paziente esegue domiciliarmente con delle cuffie tipo quelle che il dottor Longo sta mostrando, per 15 minuti al giorno, per un periodo di circa 2 mesi. Ah, per cui io so che c'è un altro strumento, perché non si ferma qui. Appunto dico che è necessario parlarne almeno con il medico di famiglia, poi il medico indizierà ad uno specialista, perché è davvero per recuperare l'udito oggi... È una socialità normale, esatto. Non chiudersi in se stesso, piano piano chi sente poco non risponde più al telefono, esatto, evita di uscire, un insieme di conseguenze sociali che sono tanto gravi quanto la sordità. Ecco, questo è il questo laser, per esempio, questo è in grado, con una modalità super pulsata, sfruttando 15 lunghezze d'onde differenti in maniera simultanea, di stimolare selettivamente la porzione più profonda della chiocciolina e rigenerare delle aree danneggiate e soprattutto non peggiorare il danno uditivo. Certo. Tutti quanti noi vogliamo migliorare l'udito ed è cosa buona e giusta, ma un altro obiettivo è anche non peggiorare, arginare la perdita fino a che la nostra memoria uditiva mantenga ancora una plasticità. Quindi importante la diagnosi precoce, importanti i trattamenti precoci ai primi sintomi della sordità. Di quante anche in questo caso? Basta una sola seduta di laser? Il protocollo con questo laser di ultima generazione si basa con una erogazione di una volta a settimana, in genere per 7-8 sedute, quindi sempre un trattamento di 2 mesi, però frazionato con intervalli di una settimana, per dar tempo ai radicali liberi di essere liberati e all'energia prodotta a pronto impiego, che si chiama ATP del nostro tessuto nervoso, di recuperare i danni uditivi presenti. Allora, i nostri centralini mi stanno facendo cenno, insomma stanno andando davvero in tilt, tante telefonate, vogliono sapere questo tipo di servizio, questo tipo di laser è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Noi siamo una trasmissione di servizio, professore. Tutti questi tipi di apparati sono erogabili anche in strutture convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale, quindi questo, la risposta è sicuramente sì. Quello che ci raccomandiamo ancora una volta è usufruire di queste nuove tecnologie, certo, fare una diagnosi. Nessuno si sognerebbe di andare in giro senza occhiali perché ha un'ipovisione, sbandando, sbarellando, e sarebbe subito radar guido. Mettiti gli occhiali. Troppo spesso vediamo persone che hanno difficoltà uditive, che fanno finta di sentire, comprendono il significato di una frase interpolando una o due parole e quindi identificando, certo, il senso senza alcun colore nella costruzione della frase, certo, senza comprendere realmente 4 o 5 parole di un discorso. Quindi non sottovalutare questi sintomi, non aver paura di affrontarlo, anche con le soluzioni acustiche, che sono dei veri e propri dispositivi medici, oltretutto molto esteticamente certo, digeribili. Ormai non si vedono più, no? Esattamente, e soprattutto sono veramente in grado di recuperare una piena abilità una persona. E sono sempre più personalizzati, e questa forse sono è la medicina... un taglio sartoriale sul singolo paziente, sulla sua singolo stile di vita, la sua singola esigenza, quindi non aver paura di recarsi da un centro audiologico, perché le soluzioni sono tante ed ognuna ritagliata su misura per il singolo caso. Grazie al professor Lino di Rienzo Businco, grazie al dottor Pasquale Longo, grazie a Maria Antonietta.